Allora, siamo arrivati alla parte finale, quella sulla privacy. Siamo un po' di corsa, però abbiamo un quarto d'ora pieno, ce la facciamo. Chiuso il discorso diritto d'autore, adesso andiamo su un altro piano del diritto. Ok, quindi siamo completamente su un altro piano e dopo ho una slide che vi spiega in che senso diritto d'autore e privacy agiscono su dei piani separati. Anche qui, come già avevo detto prima e come mi sembra vi sia arrivato in queste prime due ore di seminario, è un discorso di consapevolezza, cioè sapere che esistono delle regole già vi fa dire, caspita, ma no, il mondo era diverso da quello che mi immaginavo. E quindi adesso, anche quando andrete in aula, potete trasmettere questi messaggi, questi principi ai vostri studenti, anche, come dicevo prima, col buon esempio. E io, quando parlo di privacy, ho una domanda che uso come test, un breve test di consapevolezza, per testare un po' il vostro livello di consapevolezza sul tema del trattamento dei dati personali. Immagino che tutti voi usiate Google Maps, no? Come navigatore, o anche solamente per cercare posti, luoghi, no? E se qualcuno di voi usa la funzione traffico, la troverà molto comoda, perché a volte vi dice che su quell'incrocio c'è del traffico e quindi potete fare un giro inverso. Posso chiedervi però massimo silenzio in questi ultimi 10 minuti, perché se no sto finendo anche la voce, non ce la faccio. E allora vi chiedo, come fa Google Maps a conoscere in tempo reale che all'incrocio di Iesi c'è un incidente o sulla statale per Fabriano c'è un rallentamento? Queste sono le tre opzioni: A, attraverso il monitoraggio costante fatto dai suoi satelliti; B, sono gli stessi utenti a fornire dati a Google attraverso l'utilizzo dell'applicazione; C, Google utilizza unicamente i dati forniti dagli enti pubblici preposti a monitorare il traffico. Siete tutti per B? Bravi, siete allora tra quelli che hanno un livello di consapevolezza medio-alto. Che sicuro che ho fatto lo stesso test anche in sedi in cui ti aspetti un livello di istruzione molto elevato e di consapevolezza elevata, e in realtà vedevo disorientamento. Quindi siete voi che state fornendo quelle informazioni a Google, e lo fate tutte le volte che accendete il cellulare con la geolocalizzazione aperta, ok? Lo so, sembra banale, ma vi assicuro che non arriva a tutti. No, non solo ve lo chiede, ma l'avete accettato nel momento in cui avete scaricato l'applicazione e avete sottoscritto il contratto, perché quello è, avete accettato i termini d'uso dell'applicazione, avete sottoscritto un contratto con Google in cui avete ottenuto un servizio gratuitamente, ma è gratuitamente fino a un certo punto, lo state pagando attraverso la disclosure dei vostri dati, attraverso la fornitura dei vostri dati. E quindi la risposta esatta è questa. Il concetto di privacy, allora, si usa molto la dizione anglofona privacy, noi abbiamo la parola, in italiano esiste, che è riservatezza, ma si usa meno, perché adesso siamo diventati filo americani. In realtà dovremmo addirittura, per gli amanti dell'inglese british, dovremmo dire privacy, perché dicono privacy e non privacy. E comunque è un diritto che effettivamente è stato trattato per la prima volta nel contesto anglo-americano. Infatti uno dei primi articoli scientifici, giuridico-scientifici, in cui è comparso, in cui si è parlato di questo diritto, risale al 1890, vedete, sulla Harvard Law Review, e si parlava del the right to be let alone, cioè il diritto a essere lasciato in pace, a essere lasciato da solo. Ok? Quindi è proprio una riservatezza in un senso più ampio, un lasciami per i cavoli miei. E infatti noi adesso parliamo in realtà di trattamento dei dati personali, no? Cioè la nostra legge, dopo ve la farò vedere, non è una legge sulla privacy, anche se poi volgarmente viene chiamata legge sulla privacy, codice privacy, ma è una legge sul trattamento dei dati personali, che è già un sottoinsieme del concetto di privacy. Cioè la privacy attiene a questioni anche più ampie, il fatto del ritagliarsi una sfera di riservatezza, no? Di non essere invasi nella propria sfera privata. Quindi sono dei diritti a volte anche contenuti nel codice civile e nelle dichiarazioni dei principi del diritto dell'uomo e delle costituzioni. La legge, la parte sul trattamento dei dati personali, è invece più figlia delle nuove tecnologie, cioè quando il trattamento dei dati è diventato massivo e fatto con sistemi automatizzati. Allora si è percepita l'esigenza di regolamentare quel tipo di attività.
Perché? Perché nel momento in cui tratto i dati attraverso sistemi elettronici o comunque con sistemi massivi, cioè quindi con le banche dati, che possono essere anche banche dati cartacee, però quando c'è una raccolta massiva di dati, allora si pone il problema di come vengono trattati, raccolti e trattati questi dati. Abbiamo parlato finora di diritto d'autore e di copyright. Vi invito a non confonderli, perché c'è spesso questa confusione: privacy e copyright sono un po' la stessa cosa, no? Noi oggi volutamente abbiamo parlato in un unico seminario di privacy e copyright, ma in realtà meritavano due lezioni separate. È che avevamo tempo solo per fare questa, e pazienza, ma in realtà sono due mondi molto separati. Quindi quest'ultimo quarto d'ora di lezione è come se fosse un seminario a sé, e parliamo appunto da questo momento in poi di privacy. Non confondeteli, perché uno, come vedete, hanno anche due vocazioni diverse, no? La privacy si occupa della tutela della riservatezza e della gestione dei dati personali. Il copyright si tutela le opere creative, quindi in realtà andiamo in due direzioni opposte. Cioè, l'autore che pubblica un romanzo ha tutto l'interesse che il suo romanzo venga diffuso, ok? E quindi al massimo vuole sapere come può remunerarsi dalle varie copie. Colui che invece è interessato alla sua riservatezza tende a rimanere, a chiudere l'informazione. Quindi sono due diritti molto diversi, però spesso vengono messi insieme per così un equivoco, e anche un po' perché vengono utilizzati come pretesto per non darti un'informazione. No? Spesso si dice: no, ma sai, quella roba lì non te la posso dare perché c'è la privacy. Oppure, quando la privacy non funziona, ma perché sai, c'è il copyright e non so se te lo posso dare. No? Sono a volte dei pretesti con cui spesso gli enti pubblici non ci danno alcune informazioni. Vabbè, questa è una provocazione che butto lì, però non è così peregrina. Un po' di definizioni, prima già l'ha detto il professor Fiori. Il concetto di privacy è un diritto fondamentale dell'uomo, e ad esempio la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la cosiddetta Carta di Nizza, lo cita all'articolo 8, cioè dice che ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. E già questo ci sta dicendo tanta roba, perché vuol dire che il principio di lealtà è già un principio fondamentale, ma poi che i dati possono essere trattati se ci sono delle finalità determinate e se c'è il consenso preventivo del soggetto titolare del dato, ok? E che devono essere usati correttamente. Non ci facciamo spiegare, però il fatto che, ad esempio, che non vengano fatti dei trattamenti contrari a quello che io ti ho dichiarato, perché si dà un'informativa? Perché vedete, la finalità deve essere determinata, cioè io devo sapere, mi iscrivo in palestra e mi dicono: ma sì, firmi qua che c'è la privacy. Aspetta, fammi vedere. Lo so che non lo fate, io lo faccio, infatti mi guardano come il rompipalle della situazione. Ecco, è arrivato l'avvocato. Io leggo e dico: scusa, ma perché ti devo autorizzare, ad esempio, a l'invio via email di promozione? Non mi interessa, tanto io vengo in palestra tutte le settimane, quello che devo leggere lo leggo in bacheca. Altre cose non mi interessa. Ma no, vabbè, ma lo facciamo firmare a tutti? No, io voglio sapere prima, se ti fornisco questo dato, come verrà utilizzato. E questo è un diritto che, se non fosse scritto così, diventerebbe l'anarchia, cioè chiunque comincerebbe a raccogliere i dati degli altri e utilizzarlo appunto in modo scorretto. No, tenetela lì un attimo la domanda, alla fine, perché sono quasi sicuro che rispondo. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica, e aggiungo anche la cancellazione. Nella nostra legge c'è anche il diritto chiaro di ottenere la cancellazione di un dato. Rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente, cioè tutti gli stati dell'Unione Europea, membri dell'Unione Europea, hanno un garante privacy, un ente amministrativo, un'autorità indipendente. Di cosa parliamo quando parliamo di dato personale? Cioè, che cos'è un dato personale tecnicamente? Perché diamo per scontato che si sappia, però dato personale si intende, questo è l'articolo 4 del nostro decreto legislativo 196 del 2003, che è il nostro codice privacy. Articolo 4 dà le definizioni, e al punto B dell'articolo 4 ci dice che dato personale è qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. Quindi innanzitutto parliamo di persone fisiche, non esiste la privacy su una SRL, ok? Sulla sede legale di una società per azioni, non c'è privacy.
c'è privacy sulla, ad esempio, una ditta persona, una ditta individuale, perché magari la ditta individuale ha la sede legale nella casa dove vive il tizio che è titolare dell'azienda con i suoi figli. Ok? Quindi già lì scatta un problema di privacy, perché comunque, vedete, è riconducibile ad una persona fisica. Anche indirettamente, quindi è lì la fregatura, per cui anche se io ho messo un numero di matricola, ma questo numero di matricola è in qualche modo riconducibile, poi la persona ha una persona fisica, quello lì è un dato personale. Ok? E poi ogni tanto sentiamo parlare di dato sensibile, grave, gravissimo errore, viene usato dato sensibile per dire dato personale. In realtà sono due concetti, sono due sotto, uno è un sottoinsieme dell'altro. Infatti la dizione corretta sarebbe dato personale sensibile, perché comunque dato sensibile è un dato personale, passatemi la battuta, più personale del dato personale semplice. È un sottoinsieme, esattamente. Per dato sensibile si intendono i dati personali, vedete, idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti e sindacati, associazioni e organizzazioni di carattere religioso, filosofico, politico, sociale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Questi sono i terreni delicati, cioè le parti, diciamo, le sfere della vita, della vostra vita privata, che sono molto private. E quindi qua parliamo di dato sensibile su cui dobbiamo, diciamo, operare una maggiore accortezza. E voi ce l'avete questo problema, perché a scuola c'è il ragazzino che ha una disabilità e magari è una disabilità non visibile e che quindi è riservata e che però, se io gli metto l'insegnante di sostegno di fianco, la sto rendendo in qualche modo... E allora c'è il problema, l'insegnante di sostegno è assegnato alla classe o sappiamo che la regola è che è assegnato, però me l'hanno posto come problema, perché in alcuni casi i genitori della classe dicevano: ma sto qua che viene in aula, chi è? È un insegnante di sostegno. E ma per chi è? Non te lo posso dire, perché, ok, perché lì prevale l'esigenza di tutelare il dato sensibile del ragazzo, in questo caso debole e svantaggiato, piuttosto, oppure mensa scolastica, in cui alcuni studenti non pagano la quota della mensa perché hanno una situazione reddituale disagiata. Cosa faccio? Pubblico in bacheca quelli che hanno avuto il vantaggio di non dover pubblicare? Alcuni l'hanno detto, per una questione di trasparenza dovremmo pubblicare quelli che hanno avuto questa agevolazione. È delicata la questione, perché effettivamente così sto anche comunicando una situazione reddituale sfavorevole. Vabbè. Però vedete, quando abbiamo a che fare con la questione razziale e etnica, con le convinzioni religiose, il ragazzo che non fa educazione, che non fa l'ora di religione per una particolare convinzione, viceversa, oppure voi che siete iscritti a un partito, a un'organizzazione sindacale, quello è un dato che si potrebbe non voler comunicare al datore di lavoro, no? Anche nelle aziende, e non può essere utilizzato ovviamente per discriminarvi. Idem il discorso della vita sessuale e dell'orientamento sessuale. Quindi tutto ciò ha a che fare con la sfera più delicata e quindi viene qualificato come dato sensibile. Le fonti normative adesso abbiamo, allora questa è l'evoluzione che abbiamo avuto in questi anni, abbiamo la nostra prima legge sulla privacy, che in realtà era una legge sul trattamento dei dati personali, era del 96 e non a caso, come vi ho detto, cioè l'esigenza di regolamentare il trattamento dei dati personali è arrivato con le nuove tecnologie e quindi negli anni 90. Anche questa figlia di una direttiva europea, c'era stata prima la direttiva europea, il legislatore italiano ha fatto la prima legge. Nel 2003 è stata aggiornata corposamente, è stata riscritta in un altro codice, chiamato codice in materia di dati di protezione dei dati personali, ma adesso arriva la grande rivoluzione. È arrivato un regolamento europeo. Il regolamento europeo non è una direttiva e quindi il regolamento è una norma che è già sostanzialmente predisposta per essere direttamente applicabile. E quindi adesso ci troviamo fra qualche mese, il 25 di maggio, a passare questa nuova situazione per cui ci sarà sostanzialmente un'unica legge sulla privacy per tutti i paesi dell'Unione Europea. Poi non è così semplice, in realtà poi è molto probabile che il legislatore italiano faccia comunque un adeguamento del codice, tenga il codice del 2003 adeguandolo al regolamento, quindi avremo questi due livelli, però avremo un unico corpus normativo di riferimento per tutti i paesi dell'Unione Europea, che è cosa utile, perché in un mondo come questo, che è sempre più globalizzato, io stesso anche come avvocato,
faccio fatica a fare un parere a un cliente su una questione di privacy quando questo mi dice che vuole fare un sito web che raccoglie utenti, no? Sa, io faccio una piattaforma per la musica o per il dating online, queste cose qua, sì, ma lei dove? Ma i miei utenti vengono un po' da tutto il mondo, e quindi tu quale legge applichi? Avere un'unica legge, almeno per i 27-28 paesi dell'Unione Europea, è già un passo avanti. Non avremo mai ovviamente una legge che copre tutto il mondo, tutta l'internet, però almeno avere dei principi comuni su base continentale, su base comunitaria, è un bel passo avanti. Per la privacy a scuola io uso come riferimento questo ottimo, immagino i dirigenti sicuramente l'avranno già visto, è un vademecum scritto dal Garante, anche fatto bene a livello di grafica e argomenti ben disposti, in cui trovate più o meno le risposte ai principali dubbi. Lo trovate sul sito liberamente. Vi ho messo l'indice perché così vi rendete conto della sua struttura, cioè c'è una parte con le regole generali che adesso vi faccio vedere, però c'è tutta una parte sulla vita dello studente, quindi ad esempio come comportarsi nel caso di pubblicazione di voti, di esami, come che è un problema che ovviamente riguarda più il dirigente che il docente, nel senso è il dirigente che decide cosa mettere, se mettere solo ammesso, se mettere il voto, se mettere problemi che una volta non c'erano. Io ho fatto l'università in un tempo in cui facevi il compitino, il preesame, e sulla porta del giorno dopo del professore c'era nome e cognome bocciato. Ok? E quindi nessuno. No, adesso hanno segnalato che anche quella è un'attività che potrebbe violare la privacy, quindi si usa il numero di matricola. Per cui solo chi sa il proprio numero di matricola sa se è stato bocciato o se ha preso 27, 25, 30. No? Ok. Però lì parliamo di università. Maggiorenni e vaccinati, la questione è meno delicata. Nel vostro caso avete a che fare con i minori, e quindi quando andiamo su questioni delicate effettivamente si pongono alcuni problemi di privacy che, ripeto, a livello di responsabilità cadono quasi sempre più sul dirigente che sul docente, però vedete che c'è una parte con temi in classe, e dopo ve la leggo, cioè quando il tema va a toccare la sfera privata, il bambino che racconta ieri la mamma è andata dallo psicologo perché si è separata dal papà, e caspita, il docente si trova a leggere una situazione delicata e a dover scegliere se leggere in classe il lavoro o meno, e lì, vabbè, viene un po' fuori anche il buon senso, ovviamente. Sì, vabbè, ok, però mondo connesso a nuove tecnologie, il problema del cyberbullismo, fenomeni a rischio, l'uso dello smartphone e del tablet a scuola, oppure cioè a scuola per attività didattica, oppure o a scuola abusivamente anche quando lo studente non dovrebbe utilizzarlo, o a volte anche per fare cose abbastanza borderline. Sì, ci sono varie regole, varie indicazioni, ma c'è anche tutta la parte della, come dire, diffamazione dei docenti, no? I ragazzi che mettono su Facebook la foto del professore con le corna dietro, le parolacce, e sui commenti con chi più ne ha più ne metta, bastardo, questo qui, questo là, ok? Cose che nel mondo precedente c'erano, non è che non c'erano, esistevano prima, ma prima si risolvevano sulla porta del bagno della scuola o sul bigliettino. Adesso, essendo su internet, hanno un impatto mostruoso, ok? Pubblicazione online, quindi il discorso ad esempio anche che riguarda voi, è il graduatorio del personale supplenze. Uno sta a casa perché ha avuto una grave depressione, e è un problema di salute o è semplicemente una richiesta di, non so, cioè, questioni delicate per cui il docente a volte si assente e quindi pone nei confronti del dirigente, del DSGA, questioni di riservatezza. Altro problema sempre del dirigente, casi in cui nella scuola sono stati fatti furti, sono stati fatti aggressioni, allora si pensa alla soluzione della videosorveglianza, ma la videosorveglianza pone un problema un po' di privacy durante l'attività didattica, quindi finché io le telecamere le metto di notte per evitare che i ladri entrino a rubarmi il computer, perché magari ho un'aula informatica super aggiornata che mi vale 50.000 euro solamente di licenze più altri 500.000 euro di computer, magari mettere le telecamere può essere un'esigenza valida, ma se queste telecamere poi controllano anche l'attività dei bambini a scuola sorge un altro problema. Vedete quante sono le questioni, ovviamente, perché vi dicevo ci volevano 2 ore solo per questo, perché non possiamo vederle tutte, proprio dato un'infarinatura. Queste, non potete dopo. Queste erano le 2 cose che volevo farvi vedere,
cioè tratto dal manualetto del garante, no? Il discorso dell'informativa, cioè tutte le scuole hanno l'obbligo di far conoscere agli interessati, quindi studenti, famiglie e docenti, come vengono trattati i loro dati personali, dove cioè rendere noto attraverso un'adeguata informativa quali dati raccolgono, come li utilizzano e a quali fini. No, quindi anche voi, come dipendenti, cioè, potete chiedere, ma le mie assenze per malattia come vengono registrate? Sto facendo delle ipotesi puramente ipotetiche per farvi capire di cosa sto parlando. Però sì, cioè voi avete diritto di chiedere, oppure vi chiedono un indirizzo email per essere raggiunti anche nelle ore fuori rispetto alla... Possono o non possono, oppure se possono, in quali termini? Anche lì deve essere scritto nell'informativa in cui che è la policy che adotta la scuola. Esatto. Trattamento dei dati delle istituzioni, cioè le istituzioni scolastiche pubbliche, qui ovviamente visto il contesto in cui siamo ho parlato di quelle, possono trattare solamente i dati personali necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore. Quindi per tali trattamenti non sono tenute a richiedere il consenso degli studenti, no? Cioè i dati necessari all'iscrizione dello studente a scuola, è ovvio che è sottinteso, cioè io per fornirti il servizio ho bisogno di raccogliere questi dati e quindi non ho bisogno di un vero e proprio consenso, però ci sono alcuni utilizzi che vanno oltre, prima qualcuno mi ha parlato, no? Facciamo lo spettacolo di fine anno, le foto, ecco, quelle sono attività che vanno oltre la normale gestione del dato personale a fini istituzionali, quindi lì devo chiedere effettivamente o a inizio anno o ai singoli, nelle singole occasioni, un'autorizzazione sia allo sfruttamento delle immagini dal punto di vista del diritto d'immagine, ci deve essere delle liberatorie, sia l'utilizzo del dato personale. Alcune categorie di dati personali degli studenti e delle famiglie, come quelli sensibili e giudiziari, devono essere trattate con estrema cautela nel rispetto di specifiche norme di legge, verificando prima non solo la pertinenza e competenza del dato, ma anche dei dati, ma anche la loro indispensabilità rispetto alle finalità di rilevante interesse pubblico. Questa era la parte invece sui temi in classe, cioè non lede la privacy l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe che riguardano il mondo personale o familiare, quindi non dovete far venire la preoccupazione, oddio non posso più dare temi o riflessioni sulla vita personale, il problema è appunto il come viene usata l'informazione successivamente. Nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe, specialmente se riguardano argomenti delicati, è affidata alla sensibilità di ciascun insegnante e alla capacità di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali. Voti ed esami, gli esiti di scrutinio degli esami di Stato sono pubblici, esami di Stato. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, quindi ci sono delle policy ministeriali che danno informazioni, quindi penso che il dirigente sia già informato su questo argomento, vedo che passi con la testa, quindi è informato. È necessario però che nel pubblicare i voti degli scrutini degli esami nei tabelloni l'istituto scolastico eviti di fornire anche indirettamente informazioni sulle condizioni di salute degli studenti. No, perché se lo studente ha dovuto fare un esame particolare, separato perché aveva delle esigenze particolari, se io metto un voto in più o metto un asterisco, metto qualcosa, faccio capire a tutti che quello lì è uno studente che ha una situazione di disabilità, ad esempio, no? E quindi devo stare attento a cercare di, come dire, oscurare, offuscare questa informazione, perché non è più pubblica quella. L'informazione pubblica è sapere se uno studente è stato abilitato o meno all'esame di Stato e con quale votazione, perché quella è un'informazione pubblica che poi viene anche, come dire, rientra nella tua carriera successiva quando dici, ok, quella sì. Quindi quando andate a toccare quelle questioni dovete stare attenti. Ovviamente vedete che non si riesce ad andare ad un livello di dettaglio sufficiente, però vi invito a uno sfogliare questo manualetto del garante privacy, che sono veramente poche paginette online, ma soprattutto a guardarvi questi video. Questi sono fatti dal garante e li potete, a parte guardare voi per vostra cultura, ma li potete usare per la didattica in classe, cioè per dare un po' di spunti agli studenti, soprattutto sull'uso consapevole dei social network e smartphone. Sono fatti molto bene, quindi adesso non possiamo guardarli, però è carino, ad esempio questo qua, quando ti connetti, connetti anche la testa sul fatto che tutto ciò che va sui social media, sui social network, poi può sfuggire di mano, e quindi attenzione a quello che si fa, e fatti smart, cioè l'uso di questi fantastici aggeggi che sono smart,
però deve essere guidato da un essere umano che è altrettanto smart. Quindi lo studente a volte si lascia, come dire, trasportare un po' troppo. Sì, sì, ma poi le slide ce le avete, quindi i link. Però queste sono veramente, li ho usati quando ho fatto dei corsi PON in Puglia l'anno scorso e avevo 12-13 ore di docenza, quindi 3-4 giorni. Una giornata dedicata a guardare e commentare insieme questi video, sono fatti bene. Vi invito a fare, come dire, chi si occupa dell'educazione civica, ma anche chi non si occupa, in generale, ritagliarvi una mezz'ora magari per guardare in aula con gli studenti questi piccoli video. Il curriculum digitale. Esatto. Niente, nel senso che sulla privacy, come avete visto, ci siamo tirati un po' il collo, abbiamo dovuto dire le cose un po' veloci e con degli esempi molto, molto generici che capisco siano. Lasciano un po' il tempo che trovano, però abbiamo almeno dato una panoramica delle questioni. Io confido che vogliate seguirmi che abbiate apprezzato e che vogliate seguirmi sui miei social sono a disposizione, siamo fuori di 5 minuti, ma se volete sono qua ancora per domande, commenti e osservazioni. Sì, sì, prego. Il Garante fa un'attività di informazione, il sito del Garante è pieno di informazioni ben fatte e di policy. Ma posso dire, a volte è un po' di pigrizia, nel senso che secondo me i moduli privacy che vengono dati in palestra o al supermercato per avere la tessera punti, secondo me sono a prova di scuola media, nel senso che so che adesso il famoso analfabetismo funzionale si sta diffondendo e quindi anche chi ha un'istruzione media poi non riesce a utilizzare i suoi strumenti intellettuali per decifrare certi contenuti, però secondo me si capisce, è che siamo un po' indisposti nel leggerlo, perché ce li danno ed è una strategia in una situazione in cui devi fare presto e quindi non leggi, però sì, il carattere è 07 quindi c'è anche uno sforzo visivo, lo capisco, questo sì, però vi assicuro che se vi prendete quei 3 minuti a volte è sufficiente, quantomeno per vedere che una delle 3 spunte la posso anche evitare, perché magari, come dire, il dato per mandarmi la pubblicità a casa non ti serve e quindi quello me lo posso anche risparmiare. Però, che dire, come in tutti i campi della vita, cioè, l'unica soluzione è informarsi e già il fatto che voi siate venuti a un incontro come questo, come dire, vi dà una marcia in più, no? Nel senso che è ovvio che non siete diventati degli esperti di privacy, soprattutto di privacy perché ci abbiamo messo un quarto d'ora, 20 minuti e quindi abbiamo fatto un polpettone con dei concetti generali, no? Però, ripeto, come avevo detto all'inizio, la mia intenzione era di lasciarvi uscire da qua con gli spunti sufficienti per farvi accendere la lampadina. È chiaro che poi se volete fare l'approfondimento vengo l'anno prossimo, lo facciamo un altro, cioè se volete abbiamo occasione di approfondire. Però almeno adesso avete più o meno il quadro di dove andare a cercare, che già non è poco, no? Avere il vademecum del Garante Privacy, video da far vedere agli studenti, avete degli spunti. E il resto sta un po' alla vostra voglia di studiare. Prego. Molto veloce, nel caso di immagini a fine didattici, come citava prima, escursioni, che pubblico nel sito della scuola. Sì, le foto, se ci sono i minori, allora, non so come vi siete organizzati, solitamente... Sì, esatto, la strategia migliore è farlo fare all'inizio, perché poi farlo fare a posteriori è sempre complesso. Anche per una questione psicologica, perché se lo fai fare a posteriori, giustamente uno dice, ma aspetta un attimo... Allora cosa vuoi fare con questa immagine? Cioè, metti la cosiddetta pulce nell'orecchio, no? Se ce lo fai a priori, dici, noi informiamo che durante l'anno verranno fatte a scopo didattico e a uso istituzionale una serie di immagini e riprese. Cioè, sì,
Oppure, se organizzo un evento che non è più a scopo didattico, ma è, che ne so, fuori dalla scuola, che partecipiamo a un concorso, arriva la televisione locale che fa le riprese, allora lì si pone un altro problema, ma è un problema della televisione locale, non è più mio, ok? È di chi realizza divide, e condivide il contenuto, poi la questione. Se voi vi siete attivati, immagino che, insomma, innanzitutto il Ministero ha rilasciato delle linee guida e poi ci sono degli avvocati che vi possono, come dire, preparare un documento ben fatto e poi lo tenete buono per tutti gli anni successivi. Ma se ad esempio la gita noi abbiamo molti gemellati, no? Lo spunto a quello che c'è il collega, se uno fa delle foto, qui ci sono anche ragazzi di altre scuole, ad esempio sono francesi, no? Capisco la questione. Perché ne ho viste io, sono capitato quello. Quello appunto, dire, è ovvio che sì, si pone il problema, però non possiamo neanche prevedere tutto, effettivamente. No, nel senso che una soluzione è, quando ho il dubbio atroce, oscuro la foto. Oscuro, a volte basta pixelare il viso. Sì, sì. Se ho il dubbio, ripeto, se siamo comunque nell'ambito di un'attività istituzionale, voglio vedere chi è che riesce a dimostrare che quella pubblicazione ha causato un danno d'immagine. Lo so, capisco. Cioè, allora, prevedere il 100% delle ipotesi, degli scenari è impossibile. Ah beh, quello sì, lo faccio anche quando faccio i miei corsi o sulla mia pagina Facebook, corsi come il vostro, ogni tanto mi fa piacere fare, ho l'aula piena, faccio vedere, no? Ovviamente mi metto là in fondo così nessuno mi può dire, Ali Brandi diffonde immagini, quello è una strategia sempre vincente. Vabbè, altre, basta, ok, vi ringrazio e alla prossima. Chi deve prendere il...